Ciao, qui Mico Sentino e ti do il benvenuto all'interno di questi 4 video gratuiti. Questo è il primo video, ma la mia promessa è che se seguirai attentamente, e mi raccomando, sottolineo attentamente, questi 4 videocorsi gratuiti, al termine dei videocorsi gratuiti avrai la capacità di capire come attraverso 5 semplici step puoi creare anche tu il tuo impero online. Ma chi sono io per dirti questo? Vedi, 3 anni e mezzo fa avevo una situazione che era veramente, veramente disastrosa. Io e mio fratello vivevamo all'interno di un monolocale con 500 euro al mese di rimborso spese. Rimborso spese perché? Perché eravamo dei nuotatori professionisti e ovviamente, come ben sai, il nuotatore non ha lo stesso denaro di un calciatore. Quindi era veramente una situazione molto, 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 molto difficile. Siamo arrivati a un certo punto dove addirittura non potevamo pagare le bollette, non potevamo pagare l'elettricità, eravamo completamente nella merda, arrivando al punto in cui, dopo un incidente vicino Barberino di Mugello, la nostra auto ha praticamente sbandato e siamo rimasti in mezzo alla strada solo con 150 euro. Quei 150 euro li abbiamo utilizzati per prendere il carro attrezzi che ci ha portato all'interno della stazione di Barberino di Mugello. Il problema è che non avevamo più soldi per poter prendere il treno e tornare a casa su a Milano. E quindi indovina un po' che cosa abbiamo fatto. Ricordo perfettamente come fosse ieri quel momento in cui con mio fratello ci siamo guardati con quell'ansia, con quelle lacrime all'interno degli occhi, che però contenevano le lacrime per non farci vedere che stavamo piangendo dall'altra parte delle persone che ovviamente ci guardavano. Abbiamo iniziato a fare le elemosine in stazione per raccimolare quegli ultimi soldini che ci servivano per prendere il biglietto e tornare così a casa. Credimi se ti dico che la sensazione che avevo nel momento in cui le persone ci guardavano dopo che gli chiedevamo magari 1 euro, 2 euro, 3 euro è stata veramente orribile, è stato un momento veramente frustrante. Se dovessi paragonarti un momento del genere, è un po' come se in questo preciso momento qualcuno ti prendesse con le mani il collo e ti strozzasse fino a farti arrivare all'ultimo respiro. Ecco, quello era il nostro ultimo respiro. Fortunatamente siamo riusciti a raccimolare quei soldi, siamo andati sul treno e ricordo benissimo che, guardando mio fratello con le lacrime agli occhi pieni di umiliazione, gli ho detto: Gabbo, io non voglio più vivere una situazione del genere, voglio diventare milionario prima dei 30 anni. Da lì in poi ovviamente ci eravamo messi in gioco, abbiamo iniziato a studiare tutte le competenze, tutte le abilità. Purtroppo però in Italia c'erano veramente tantissima gente che raccontava una marea di cazzate, gente che vendeva corsi da 25.000 euro, da 30.000 euro, che ti mandava a fare le maratone in giro ma che poi sostanzialmente non ti aiutava a monetizzare, altri che magari vendevano corsi di vendita dove però di fatto ti reimpacchettavano cose gratuite che trovavi nei libri americani del 1970, oppure altri ancora che ti parlavano magari di affiliate marketing, dove però vendevi dei prodotti da 5-10 euro e non avevi dei margini utili per poter guadagnare sostanzialmente. Noi non sapevamo fare nulla di tutto questo, tuttavia nel momento in cui ho capito una singola cosa, allora tutto è iniziato a diventare molto più limpido, molto più chiaro. La cosa che ho capito è stata questa, che se sei in grado di leggere la mente del tuo potenziale cliente e ascoltare tutti i problemi che le persone intorno a te hanno, l'unica cosa che ti separa dalla ricchezza è impacchettare una soluzione ad hoc che vada a risolvere meglio degli altri quei problemi. Meglio degli altri quei problemi vuol dire creare veramente una nuova o un nuovo modo di fare qualcosa. Vedi, la maggior parte delle persone che prova a intraprendere un business online, e magari ci avrai provato anche tu, magari qualche tuo amico ci ha provato e non ci è riuscito, so benissimo come ti senti. Io stesso ascoltavo storie di gente che si lanciava, provava, ma poi di fatto spendeva solo soldi e non riusciva mai a rientrare del proprio investimento. Questo è stato il motivo per cui mi sono messo a studiare un modo alternativo per poter creare davvero un business online e guadagnare in maniera redditizia e online. E oggi abbiamo creato un impero che ha generato, e quindi abbiamo guadagnato, 3 milioni di euro in soli 3 anni vendendo infoprodotti online. Ora, non so che cosa tu sai in questo preciso momento di infoprodotti, ma lascia che ti riveli tutto quanto step by step all'interno di questi 4 video gratuiti. Come ti dicevo, il problema della maggior parte delle persone che cerca di intraprendere un'attività di business online pecca
in un modo tale che ovviamente li fa abbandonare completamente quello che avevano all'interno della testa. Perché? Perché vendono un miglioramento. Questo è il primo grande problema di chi intraprende un business online. Vendere un miglioramento non va assolutamente bene. Ti faccio un esempio. Quante persone conosci che hanno iniziato una dieta e non sono riuscite a raggiungere quell'obiettivo? Ecco, secondo te, mettiti nella mente di questa persona, magari è successo anche a te, è successo anche a me, fai una dieta e non riesci ad ottenere il risultato. Secondo te è molto più facile che acquisti un miglioramento di quella dieta che non sei riuscito però a seguire e fare bene, oppure forse è molto più facile acquistare una nuova dieta? Vedi, per darti qualche dato concreto, ovviamente avrai già intuito quella che è la risposta concreta a questa domanda, che ovviamente racchiude quella che è la formula essenziale che ti permette di guadagnare davvero online. Ma lascia che ti dica una cosa: se tu vai su Google e provi a digitare come perdere peso, come bruciare grassi, molto probabilmente troverai nell'arco di un mese 400 ricerche. Se invece vai a cercare tipo paleo dieta, oppure la dieta zona, la dieta del sole, la dieta Pinco Pallino Joe, hanno 100.000 ricerche, 170.000 ricerche. Questo perché? Perché le persone non vogliono comprare dei miglioramenti, vogliono comprare dei nuovi modi di fare delle cose attraverso un nuovo modo di raggiungere un obiettivo. Questo è il primo grande segreto. Quindi se già magari tu ci hai provato, hai ascoltato persone che ci hanno provato e non ci sono riuscite, questo è il motivo sostanziale. Molto probabilmente vendevano un miglioramento e non un nuovo modo di ascoltare la musica. Un altro esempio, prova a pensare a Steve Jobs. Steve Jobs non ha inventato l'iPhone, ha inventato un nuovo modo di utilizzare l'iPhone, abbinando quello che era il social network Facebook, la musica e tutte quelle che sono le cose che oggi troviamo all'interno dei nostri cellulari. E sono questi cellulari che oggi ti permettono di diventare libero finanziariamente. Vedi, questo oggetto tu lo puoi usare in due modi: puoi farti sfruttare, come molto probabilmente stai facendo in questo preciso momento, oppure questo telefono o quello che hai può permetterti di guadagnare in maniera illimitata anche mentre dormi. So che questa frase può essere una frase che magari hai sentito tante volte e non vuole essere una frase hype dove ti motivo che sì, tu con la legge d'attrazione mentre dormi poi guadagni anche mentre dormi. No, la mia promessa è che se starai con me, se mi seguirai attentamente, se ti farai il culo sulla base dei passi che io ti dirò di fare, che sono gli stessi che ho fatto io, allora anche tu potrai diventare ricco grazie a internet, ricco grazie alla tua passione, ricco grazie al web, ricco grazie alle tue competenze, ricco grazie alla tua idea, ricco grazie al tuo mestiere che messo online potrà darti una nuova entrata che ti rende libero finanziariamente. Vedi, io in questo preciso momento sono a Miami Beach, sono su una Ferrari e sto girando questo video per te, per farti capire quanto sia oggi semplice poter guadagnare in maniera slegata dal proprio tempo. Perché è proprio così. Una volta che tu apprendi questi 5 passi che io ti rivelo all'interno di questi 4 video, li metti in atto e fai partire il tuo sistema, la tua macchina, il tuo business online, dove ovviamente ci sarà dietro grande fatica, grande sacrificio, tempo investito, che però ti darà i suoi frutti negli anni, nel tempo. E credimi se ti dico, prova a immaginare come sarebbe ogni singola mattina, magari anche quando sei in vacanza, svegliarti e vedere le notifiche di pagamento di persone che hanno comprato magari il tuo prodotto. Guarda, qua prova a guardare, 197 euro, 19 euro, 9,97, 597 euro, prova a guardare. Queste le ho ricevute mentre ero sulla Ferrari, 2 ore fa. 9,97, 5,97, 9,97, 19 euro, 3,83, ok? 9,97, 5,97. Come potrebbe essere la tua vita se ti svegliassi ogni singola mattina, se fossi magari con i tuoi figli oppure anche a lavoro e nel frattempo il tuo business online ti genera del reddito? Questo è possibile, come è stato possibile per
Cristian Costamagna. Cristian Costamagna era un ragazzo, un manovale che lavorava 12 ore al giorno per 1000 euro al mese. Ha capito che non poteva più stare in quella situazione disastrosa, ha seguito quelli che sono i 5 passi che ti rivelo e che ti sto per rivelare, li ha messi in atto, ha fatto azione, ha fatto sacrificio, ha fatto lavoro e nel momento in cui si è lanciato, oggi si è licenziato dal suo lavoro e ha guadagnato 80.000 euro solamente nel primo anno insegnando ai padroni di cani come vivere in empatia con loro. Oggi non solo ha il suo libro che ha venduto migliaia di copie, non solo ha creato un corso che gli ha venduto per oltre 60.000 euro, ma ha creato anche un centro d'addestramento cani che gli ha già prodotto altri 20.000 euro, un centro d'addestramento cani fisico dove fa venire le persone. Quindi vedi come poi un business digitale può diventare un business offline altamente redditizio e differenziante rispetto alla massa, perché oggi lui è in grado di farsi pagare il doppio rispetto alla maggior parte delle persone. Oppure come ad esempio Giuseppe Tuttolomondo. Giuseppe Tuttolomondo è un personal trainer come magari qualche personal trainer che puoi conoscere anche tu. Vedi, la maggior parte dei personal trainer guadagna 10 euro l'ora. Allora Tuttolomondo che cosa ha fatto? Giuseppe si è messo online, ha capito che voleva creare un suo prodotto online per far perdere peso alle persone, voleva anche lavorare in consulenza con le persone per avere un rapporto diretto e avere più incisione all'interno della loro vita, all'interno del loro fisico, e ha creato tutto, ha messo tutto online seguendo i 5 passi e solamente nel primo mese, dal momento in cui ha azionato la sua macchina di acquisizione clienti online, ha guadagnato 12.500 euro al primo mese di test. Al primo mese di test. Ora, non so tu che lavoro fai in questo preciso momento, ma quanto vale per te digitalizzare un mestiere, un'idea, una competenza, una passione, metterlo online e vedere che genera anche 1.000 euro al mese, 2.000 euro al mese, 3.000 euro al mese, oppure 170.000 euro al mese come succede a me in questo preciso momento. Le nostre aziende che abbiamo creato online con mio fratello generano 167.000 euro al mese e stiamo scalando sempre di più. Perché la cosa bella qual è? Che a differenza dei business tradizionali, il business online è un business che è innanzitutto snello, quindi non richiede dei costi fissi, non richiede del personale, non richiede dei costi aggiuntivi, è tutto snello. Ci sono solo i micro costi del magari l'autoresponditore, che è quello che ti manda le email, quella pubblicità di Facebook e fine, il tuo investimento in termini di tempo. E quindi nel momento in cui tu non hai questi costi, hai la capacità di scalare a livello anche mondiale quello che hai creato. Quindi quante ore dovresti lavorare tu in questo preciso momento per guadagnare magari il triplo? Probabilmente non ce la faresti, non dovresti dormire la notte, non basterebbe neanche. Invece un business online ti basta solamente aumentare l'efficacia, la potenza, la conversione magari delle pagine che hai creato per fare un'enorme differenza. Noi siamo partiti con i primi 12.000 euro online nella prima settimana di lancio e abbiamo scalato sempre di più fino ad arrivare a 3 milioni. Adesso il nostro obiettivo, come puoi vedere dalla foto qua, siamo all'interno del mastermind di Russell Brunson che ci costa circa 18.000 dollari l'anno. Perché? Perché vogliamo fare in modo che il nostro business passi da 3 milioni a 12 milioni. Questo è possibile solamente perché il nostro business è online e questo è quello che io voglio che tu crei per te stesso. Attenzione, questo non è obbligatorio. Io ti sto parlando perché tu sei entrato all'interno della mia lista email, hai voluto i miei video gratuiti e quindi è mio compito darti la possibilità di diventare ricco e libero finanziariamente nello stesso identico modo in cui l'ho fatto io. Ma se per qualsiasi ragione non ci credi, no, puoi anche abbandonare immediatamente questi video, non ti serviranno. Tuttavia, se mi seguirai in questi 5 passi, ti rivelerò passo passo quello che devi fare e te li vado ad anticipare anche adesso. Il primo passo che devi tenere in considerazione è analizzare quella che è la tua passione, oppure il tuo mestiere, oppure la tua idea che vorresti digitalizzare. Ok, nei video successivi andremo a fare degli esercizi pratici. Il secondo step che devi fare è l'analisi del mercato. Hai bisogno di conoscere in maniera specifica il mercato di riferimento, hai bisogno di capire i loro dubbi, le loro paure, le loro esigenze, quello che loro vogliono, quello di cui hanno bisogno e che cosa hanno provato che però non è riuscito. Il terzo step è impacchettare il tuo sapere sulla base della richiesta del tuo mercato
che è correlato alla scelta della tua passione, della tua idea, della tua competenza e via dicendo. Il quarto step invece è la consegna di quello che hai creato al tuo pubblico. Una volta che lo hai creato, dovrai consegnarlo. Per consegnarlo avrai bisogno di un funnel di marketing, quindi un imbuto che educhi le persone alla tua offerta e gli permetta di arrivare di fronte alla tua pagina di vendita e comprare il tuo prodotto, il tuo servizio o la tua consulenza. E poi c'è il quinto step. Il quinto step è quello della messa in automazione. Una volta che hai creato i primi quattro passi e hai iniziato a produrre il primo soldino, ti basterà mettere in automazione la tua macchina per vivere libero dalle catene. Ma di questo ne parleremo nei prossimi video. Quindi, oggi in questo primo video abbiamo parlato veramente di tantissime cose. Hai capito che magari se qualche tuo amico ci ha provato e non ci è riuscito è solamente perché non aveva capito la differenza tra miglioramento e nuova opportunità. Abbiamo capito quelli che sono i 5 passi, hai conosciuto quella che è la mia storia e nel prossimo video quello che andremo a vedere è i primi 2 step. Andremo a vedere come analizzare una passione, un'idea, un talento oppure il tuo attuale mestiere e come fare un'analisi di mercato killer, un'analisi di mercato efficace che ti permetta di metterti di fronte al tuo pubblico e far sì che loro ti elevino ad esperto. Questo è il primo passo che devi fare e sono 2 step e lo vedremo nel prossimo video. Quindi in questo preciso momento non ti resta che commentare qui in basso se ti è piaciuto questo video, se hai qualche domanda, io ti risponderò personalmente e ci vediamo all'interno del prossimo video che riceverai tramite email tra qualche giorno. Quindi mi raccomando, tieni d'occhio la tua email perché in ogni singolo video è racchiusa la formula che ti separa in questo preciso momento dalla vita che vuoi, dalla vita che sogni. E ricorda sempre una cosa: il successo è qualcosa che lascia traccia. Il problema è cercare chi ha lasciato i ciottoli dietro di sé per fare in modo che anche tu possa percorrere gli stessi identici passi. Io ho fatto questo e voglio condividerlo con te. Perché? Perché voglio che tu sia il mio prossimo caso di successo. Ci vediamo all'interno del prossimo video. Ciao! Miami, South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out, Here I am in the place where I come let go. In Miami, the bass and the sunset low. Every day.